Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione Confronti Incontri. Ospite di questa puntata è Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Grazie per questa intervista. Iniziamo con lei da deputato marchigiano con una prima riflessione su come le Marche, una delle regioni più colpite dal Covid, ha gestito l'emergenza. Beh, innanzitutto parliamo di un'emergenza che veramente ha stravolto le dinamiche della quotidianità di tutto il mondo, di fatto. Pensiamo a quello che sta succedendo ancora in tanti paesi, anche del Sud America e nella stessa Nord America, negli Stati Uniti. Le Marche, dal mio punto di vista, non hanno avuto una visione. Non mi piace criticare, perché la pandemia già è il nome stesso che la definisce, un'emergenza importantissima, straordinaria, però credo che soprattutto all'inizio ci sia stato un po' una sottovalutazione di quanto poteva essere impattante nella nostra popolazione il virus Covid-19, e sono state tante le testimonianze degli operatori della sanità, degli infermieri, dei dottori, che ci raccontano che soprattutto nel mese di febbraio, nelle strutture che sono predisposte a dare i servizi ai cittadini, tanti dicevano meglio non indossare la mascherina per non creare allarme, si rischia di fare un danno psicologico, poi c'è stata una carenza di dispositivi di primo intervento, non c'è stata una visione, abbiamo dovuto rincorrere di ospedale in ospedale la creazione delle terapie intensive, cose che chiaramente sono accadute un po' in tutte le regioni. Nella nostra regione, dal mio punto di vista, diciamo, poteva essere fatto anticipando un po' prima anche la creazione di un punto che potesse essere di raccordo su tutti e che poteva dare una prospettiva un po' più lunga in termini di numero di terapie intensive. Però diciamo che alla fine di tutto, non, ripeto, non dobbiamo fare una critica per puntare il dito, si tratta di una riflessione, perché nell'augurio che un'altra ondata non ci sarà, e soprattutto nella prospettiva di non dover più parlare di una pandemia nella nostra regione, nella nostra nazione, in Europa, nel mondo, con questo auspicio, con questo augurio, però dobbiamo tenere in forte considerazione tutti quelli che sono stati degli elementi di criticità nella gestione dell'emergenza, per far sì che essa non si ripeta più. Uno su tutti, la medicina del territorio. Noi abbiamo visto che nelle regioni, nelle realtà dove la medicina del territorio è stata in grado fin da subito di avere una reazione, un impatto di controllo e di intervento sui malati, il virus ha fatto molti meno danni. Cioè, laddove con le USCA si è partiti subito e si è partiti prima, si è potuto evitare a tanti pazienti, intervenendo nelle loro rispettive abitazioni, di finire all'ospedale. Questo all'inizio non si era capito. Quando si è capito, si è intervenuto nella regione Marche, diciamo che ci sono altre realtà che avevano compreso prima che quella era la soluzione. È anche vero che Ceriscioli, rispetto ad alcune intuizioni dall'inizio della chiusura delle scuole, poi successivamente più o meno le date fine maggio, rispetto anche alle previsioni del governo Conte, Ceriscioli ha avuto questa intuizione rispetto anche ad altri momenti, ma ovviamente, come dice lei, al di là delle difficoltà, l'emergenza, la pandemia, non è stato il momento delle polemiche. Sul governo Conte che giudizio dà su questa gestione dell'emergenza e anche rispetto ai territori? Ma guardi, il governo Conte ha fatto tantissimi proclami, ha creato tantissime aspettative, si è affidato moltissimo alla task force, a uno spiegamento di comitati scientifici e di illustri professionisti che hanno sostenuto l'operatività e l'azione del governo. A questi continui annunci, diciamo che tantissime sono ancora le risposte dei cittadini e delle imprese che sono rimasti in evase, senza risposta. Vediamo ad esempio ancora, proprio oggi mi stavo occupando, prima di venire da voi, delle casse integrazioni che non sono arrivate. Voi capite che sia per l'impresa che per i dipendenti che nel mese di giugno non vedono recapitate le casse integrazioni nel mese di marzo, sono insomma aspetti importanti. Ha qualche dato indicativo?
Più che dato, vedo veramente la disperazione di tante famiglie. I dati indicativi sono anche contrastanti, perché se uno ascolta il governo dice che i problemi non ci sono stati. In realtà tantissime casse integrazioni sono arrivate perché sono state anticipate dalle imprese. Saranno ora una percentuale minima, ma ancora importante, di casse integrazioni evase. Ma non è solo quella questione delle casse integrazioni. Poi guardi, mi permetto di dire che il balletto tra Regione e Governo sulla chiusura delle scuole è stato assolutamente inaccettabile. Lo dico perché nel fine settimana, dove sono esplosi i casi a Codogno e Voioganio, subito alcune regioni hanno chiuso immediatamente le scuole perché hanno voluto verificare quella che era la situazione nel loro territorio. Parlo della regione Lombardia, parlo della regione Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, parlo dell'Emilia Romagna. A quelle ordinanze di chiusura, che sono praticamente intervenute proprio in prossimità del fine settimana, il governo non ha fatto alcuna impugnativa. Per la Regione Marche, che era partita il lunedì dicendo dobbiamo chiudere, poi il Presidente Conte, non ho capito con quale autorevolezza e autorità, ha chiesto alla Regione di non proseguire con l'ordinanza. Quello era il giorno del lunedì, siamo praticamente arrivati in un balletto delle responsabilità al venerdì, quando il venerdì abbiamo chiuso, il Governo ha fatto l'impugnativa all'ordinanza. Io non riesco a capire perché nella nostra regione si sia giocati questa partita, francamente. Mi lascia un po' sconvolto, non voglio entrare nelle dinamiche, che però non credo che siano tanto dinamiche istituzionali, ma che siano, penso, dinamiche più che riguardano le forze che governano, sia il governo nazionale sia il governo regionale. Credo che però queste logiche debbano rimanere fuori quando c'è in ballo la salute dei cittadini e c'è in ballo il bene del nostro paese. Più volte le opposizioni, anche a proposito del governo Conte, così come anche la Meloni, quindi Fratelli d'Italia, avete reclamato un dialogo più forte con le opposizioni per decidere in questo momento, in questa fase, anche sul futuro del paese. Com'è stato? Esperienza, cioè, diretta per lei, nel senso, le opposizioni fino a che cosa reclamano oggi ancora in questo dialogo mancato? Beh, guardi, innanzitutto diciamo che credo che in una situazione di emergenza sia importante cercare una forza anche in Parlamento, una maggioranza ampia in Parlamento rispetto alle iniziative da prendere, soprattutto quando queste iniziative vanno a precludere le libertà individuali. Noi non ci scordiamo che tramite i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiamo chiesto agli italiani di restare chiusi dentro casa e poter uscire uno per famiglia, uno alla volta, solo per le spese, solo per l'emergenza. Quindi sono stati provvedimenti molto impattanti nella quotidianità, nelle libertà, nell'economia, in tutta la nostra vita, per tutto il territorio nazionale. Davanti a richieste del genere, io credo che ci debba essere una condivisione forte delle forze del Parlamento. Ricordiamoci pure che questo governo nasce nell'estate del 2019 dall'accordo di due forze che, seppur legittimato dalla democrazia parlamentare, in campagna elettorale erano su sponde completamente diverse. Ecco, il senso di responsabilità lo si chiede alle minoranze, ma credo che chi vuole guidare e anche garantire una condivisione importante lo debba portare come punto di riferimento della sua attività. Noi abbiamo cercato con gli emendamenti, con le riunioni, con quelli che sono stati le opportunità di occasione di incontro col governo, di portare quello che i territori chiedevano, di portare quello che gli operatori sanitari chiedevano, di portare quello che era l'impressione che noi abbiamo raccolto, le testimonianze che noi abbiamo raccolto dal nostro territorio, che è il nostro territorio di competenza, in Parlamento al governo. Evidentemente il governo, su tantissime di queste richieste, ha ritenuto di poter fare a meno di quelle che erano i nostri contributi. Questo non dispiace dal punto di vista politico, inteso come l'appartenenza a una parte, dispiace dal punto di vista politico perché ritengo che la responsabilità davanti a una pandemia, ad una crisi grave come questa, debba essere almeno condivisa. Anche nell'appello di queste ore, con la fase 3, il piano di rilancio, i 10 punti lanciati anche per la ripartenza economica da parte delle categorie professionali, Conte dice che il piano di rilancio va fatto insieme alle opposizioni. Bene, Conte lo dice, io sono stato testimone del decreto liquidità,
praticamente votato la scorsa settimana alla Camera dei Deputati, ora andrà al Senato. È un decreto che quando è partito è stato annunciato come un bazooka di 400 miliardi, non ha prodotto praticamente alcun effetto, perché parliamo che ad oggi le risorse assegnate e le risorse richieste non sono neanche arrivate a 20 miliardi, quindi non è l'opposizione o la minoranza o Acquaroli o Fratelli d'Italia o Giorgia Meloni a denunciare che quel provvedimento annunciato come la panacea di tutti i mali è poi stato in realtà un provvedimento che non ha prodotto gli effetti desiderati e sperati. Sono i numeri che sono stati impietosi nel dire che quel provvedimento, come noi avevamo detto, non ha dato la risposta che era intesa nel nome, cioè la liquidità alle imprese. Così rischia di essere anche il decreto rilancio, perché se noi non andiamo a togliere tutte quelle che sono le burocrazie e diciamo non andiamo a dare delle risposte prioritarie vere alle imprese, all'economia reale, noi riteniamo che queste opportunità che potrebbero essere appunto i 55 miliardi del decreto rilancio possano non essere efficaci. Quindi raccogliere le prerogative che non sono, ripeto, che non sono diciamo di parte, noi non abbiamo delle proposte che facciamo noi per punto preso, cerchiamo di portare al governo tutte quelle che sono le richieste che ci vengono dalle associazioni di categorie, dalle imprese, dal mondo dei commercianti, dal mondo del turismo, dell'agricoltura, della pesca, dal mondo di chi tutti i giorni cerca di resistere e dare una prospettiva alla propria attività. Noi riteniamo che in questo senso l'ascolto sia stato un ascolto relativamente marginale rispetto a quello che poteva essere. Una sua riflessione sulle scelte dell'Europa per la pandemia e anche l'atteggiamento di alcuni paesi europei nei confronti dell'Italia, specie all'inizio dell'emergenza. Guardi, io ritengo che l'Europa ha, soprattutto all'inizio, perso una grande occasione, perché all'inizio ci aveva veramente trattato come un paese che cercava scuse per avere aiuti e quando, ricordiamocelo tutti, a febbraio-marzo l'Italia è stato il primo paese duramente colpito dal coronavirus. Poi dopo, quando ci si è resi conto che il virus era molto impattante e pericoloso per tutti, c'è stato un cambio di atteggiamento. Però il problema dell'Europa è che è un ente molto burocratico, cioè proprio per sua natura è molto burocratico. Quando noi chiediamo un cambio di passo perché vorremmo un'Europa molto più politica, che sappia dare delle risposte più veloci. Noi siamo a 3 mesi dall'inizio della crisi, ancora non riusciamo a capire quelli che saranno le azioni, quelle che saranno diciamo le iniziative forti che l'Europa andrà a intraprendere. Ci sono tante ipotesi, ma di concreto, di forte, di reale per le nostre imprese, per la nostra economia ancora non c'è nulla. Non ci scordiamo che tutti i miliardi che finora il governo ha potuto stanziare sono derivanti dal fatto che l'Europa ci ha dato la possibilità di non aspettare il patto di stabilità e quindi di indebitarci, ma sono debito pubblico. Per carità, nulla contro il debito pubblico quando è speso per il bene, per la salute, per il rilancio, per il sostegno alle famiglie e alle imprese, però sono soldi che gli italiani dovranno restituire con gli interessi. Allora, non è che noi ci aspettiamo che l'Europa ci faccia l'elemosina nella maniera più assoluta, ma io ritengo che in un continente, in un organismo politico che voglia condividere il futuro, ci si carichi anche delle risposte che vanno garantite ai cittadini e alle imprese, anche perché l'Italia è uno dei contribuenti più forti dell'Europa e è uno dei contribuenti che garantisce maggiori risorse all'Europa. Entriamo più nel nostro territorio, nelle Marche, un territorio già colpito dal sisma del 2016, ora anche l'emergenza Covid. Come, quale attenzione anche lei, che tipo si è avuto anche una risposta diretta, un feedback dalle imprese, dalle realtà interne del territorio su che cosa fare? Beh, diciamo che la questione più importante è stata sicuramente in questo periodo il superamento della gestione Covid, che però impatta tantissimo se andiamo a considerare che
una grandissima fetta del nostro territorio non vede in nessuna maniera la ripartenza. Era già ferma. Quando parliamo di credito rilancio non ci sarebbe occasione più favorevole proprio per rilanciare il nostro territorio che sbloccare la ricostruzione. Però noi vediamo ancora un atteggiamento ostinato da parte del governo centrale e delle forze di maggioranza che garantiscono la fiducia al governo centrale rispetto a questo tema. Nel decreto rilancio c'è previsto il conferimento di poteri straordinari per l'autostrada L'Aquila-Roma e per ripristinare la piena funzionalità e garantire tutte le manutenzioni straordinarie necessarie a quel tratto autostradale. Allora, noi abbiamo visto i poteri straordinari per il ponte di Genova, abbiamo visto i poteri straordinari per il terremoto di Ischia. Oggi vediamo i poteri straordinari per l'Aquila-Roma. Io annuncio qua che noi faremo una battaglia in commissione in aula perché riteniamo che questi poteri straordinari vadano conferiti anche al commissario per la ricostruzione del sisma del 2016. Proprio ieri sui nostri canali informativi regionali abbiamo visto che ancora si parla di rimozione delle macerie. È inaccettabile a 4 anni di distanza dal sisma che ancora si parli di rimozione delle macerie. Quando potranno arrivare le risposte che consentiranno la ripartenza per la ricostruzione ormai sarà troppo tardi. Vediamo proprio le istituzioni che sono non lontane, contrarie alla ricostruzione e non riusciamo a farcene una ragione. Tutte le altre emergenze hanno avuto la risposta necessaria per poter consentire la ripartenza e la ricostruzione e la risoluzione dei problemi con poteri straordinari. C'è una discriminante di fondo importantissima per il sisma del 2016, che è vero che colpisce Umbria, Abruzzo e Lazio, ma che per la stragrandissima maggioranza colpisce proprio la Regione Marche. Quale battaglia, voce cerca di tenere viva in Parlamento per questo territorio? Ma guardi, io ho la fortuna di avere un gruppo parlamentare che è molto legato ai territori e tra gli altri colleghi c'è Paolo Trancassini e poi ci sono i colleghi umbri Emanuele Prisco e Franco Zaffini, uno alla Camera e l'altro al Senato, con cui abbiamo condiviso un percorso dettagliato fin dal primo giorno della nostra presenza in Parlamento su questa tematica della ricostruzione del sisma. In particolare Paolo Trancassini, che è stato sindaco di Leonessa, che è una città molto colpita, insieme a noi in Commissione Ambiente e poi oggi in Commissione Bilancio stiamo cercando di dare quelli che secondo noi sono i suggerimenti più importanti, il superamento ad esempio delle norme, della rigidità delle norme in termini urbanistici. Se noi pretendiamo di ricostruire con le norme urbanistiche attuali situazioni che risalgono, costruzioni che risalgono agli anni 30, agli anni 40, in alcuni casi addirittura all'Ottocento, non ricostruiremo mai, perché è chiaramente si crea un cono di bottiglia che presupporrebbe almeno l'impiego di tantissime risorse dal punto di vista del personale. Invece il personale non viene aumentato, le norme non vengono cambiate e quindi i comuni e l'ufficio per la ricostruzione non può far altro che impiegare tantissimo tempo per ogni pratica. Questo significa non ricostruire, tenere ferme le risorse e soprattutto impoverire il territorio. Non solo impoverirlo perché, non conferendo delle risposte, non si liberano risorse per la ricostruzione, non ci sono opportunità economiche, ma si impoverisce perché nel nostro entroterra c'è un elemento grandissimo che era il nostro patrimonio turistico, enogastronomico, di tradizioni, di arte, di cultura, che praticamente è un bassissimo grado di potenzialità in questo momento. Quindi la situazione sisma potrebbe quindi sbloccarsi ora o mai più? Beh, io penso che questo è il momento dove le esigenze... Anche il nuovo commissario ha cercato di semplificare, di lavorare su una semplificazione, sì. Ha avuto modo di incontrarlo? Io non ho avuto modo di incontrarlo. Siamo in linea di teorica, in linea di principio, sulla stessa onda... c'è stato già il cambio di passo un po' annunciato con lui? Sulle tematiche sicuro, però il problema è che a fronte degli annunci vanno prodotti dal governo e dal Parlamento quelli che sono gli atti e le norme che consentono una reale velocizzazione della ricostruzione.
Quindi si parla adesso quindi fase 3 di ripartenza, le riaperture, anche il passaggio da una regione all'altra, quindi una serie di diciamo, disposizioni che potrebbero in qualche modo veramente far ripartire o muovere da questa fase, ma con quali difficoltà, con quali problemi e le Marche su che cosa potrebbero puntare in questo momento come regione? A livello turistico, di presenza, economico? Sicuramente il danno a livello turistico è stato importantissimo, perché noi parliamo di aver saltato una grande parte della nostra stagione, il mese di aprile, tutta la stagione delle ferie pasquali, delle feste pasquali, il 25 di aprile, il 1° maggio, i ponti, ecco, arriviamo sicuramente in una fase della stagione, quella estiva, ma che ha visto completamente compromessa la parte precedente della stagione. Così un po' per tutta l'Italia, adesso in questa fase in cui si parla con l'apertura diciamo da una regione all'altra del passaggio, di più volte questo appello c'è stato di trascorrere le vacanze in Italia. Chi sceglierà le Marche? Perché? Beh, tantissimi motivi. Le Marche, lo dice il nostro nome, è una regione al plurale, una regione che ti offre la possibilità di vivere il mare, luoghi straordinari, ma ti offre anche la possibilità di vivere il nostro entroterra con un patrimonio impressionante, nonostante il sisma, di arte, cultura, enogastronomia, di ospitalità, le nostre colline che con il verde di questi giorni sono veramente straordinarie, e poi non dimentichiamo tutta quella che è la nostra capacità di saper accogliere chi viene da noi e di saperlo coccolare. La nostra regione è una regione molto apprezzata, purtroppo poco conosciuta ancora ai grandi canali turistici, ma molto apprezzata. Io ritengo che se con un progetto di rilancio della nostra immagine che bisogna e di maggiore sinergia tra tutti i comuni e tutte le realtà, potremmo imporci sul mercato del turismo nazionale quest'anno, ma anche internazionale. Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. C'è un nuovo sito turistico, si punta su vari cluster, eccetera, e anche il grande progetto della ciclovia adriatica, questa bicipolità, cioè puntare anche su questo spot con il campione di ciclismo Annibali che insomma percorre le nostre colline in bicicletta, sarà questa un po' una linea, un percorso da battere per la crescita, un rilancio di un tipo di turismo che ben si presta ai nostri territori? Ma guardi, io ritengo che tutto può essere importante, però l'importante è la reale sinergia, il mettere in reale sinergia tutti i nostri territori, perché purtroppo noi siamo una regione, purtroppo e per fortuna, abbiamo un campanilismo che può essere un valore aggiunto se messo in sinergia rispetto a un progetto unitario. Se diventa il campanilismo un modo per insomma non lavorare insieme, diventa un limite per la nostra regione. Allora a me piacerebbe vedere maggiore sinergia tra il nord e il sud delle Marche, perché veramente noi abbiamo un'opportunità di creare un'offerta straordinaria. E la superstrada 77, la Civitanova Foligno, quanto ha dato anche in momenti, si è detto più volte dal sisma eccetera, ma comunque puntare come esempio per poter anche completare altre grandi opere promesse per questo territorio? Beh, le infrastrutture sono assolutamente uno dei punti all'ordine del giorno dell'agenda della Regione Marche e dell'Italia, perché noi abbiamo complessivamente tante infrastrutture che purtroppo sono datate e non sono più all'altezza delle sfide che oggi dovremmo compiere. È chiaro che se penso ai collegamenti, alla Fano-Grosseto, alla Salaria, se penso al collegamento della Guadi Ladro, se penso al porto d'Ancona, all'ingresso nella città, la terza corsia dell'autostrada, abbiamo veramente una marea di le intervallive, la ferrovia, cioè abbiamo una serie di temi che non possono essere che trattati in maniera prioritaria. Basti pensare, non l'ho citato, ma come non citarlo, l'aeroporto della nostra regione. Noi siamo isolati e questo è un grande limite per il turismo, per il commercio, per le nostre imprese. Le chiedo un bilancio personale su questa esperienza parlamentare. Lei è stato regionale, è stato sindaco, in questo ruolo istituzionale in Parlamento, Camera dei Deputati, che esperienza è per lei? Beh, è un'esperienza molto entusiasmante, perché ci dà la possibilità di portare il nostro territorio nelle istituzioni, ci dà la possibilità di crescere e di cogliere quelle che sono dal punto di vista appunto del nostro territorio, anche diciamo la spinta
diretta per poter dare delle risposte. In Parlamento c'è tutta l'Italia, c'è la capacità di recepire delle informazioni, di vedere delle esperienze degli altri territori e potersi confrontare. Secondo me, se fatto con lo spirito giusto, il ruolo di parlamentare può essere un elemento importante per il territorio. Ma bisogna vivere, come tutte le esperienze istituzionali, bisogna viverle in maniera forte e attaccata al territorio. Un'esperienza ancora in corso, ma si è parlato anche di una sua candidatura per le regionali. Poi l'emergenza Covid ha spostato l'appuntamento da maggio a quando ancora non si sa. Però è vero, conferma la sua candidatura come presidente della Regione Marche? Beh, guardi, non sta a me confermare la mia candidatura. C'è un tavolo nazionale che fa le scelte non è che sono compiute in maniera, diciamo, staccata dal territorio. Il tavolo nazionale significa i leader, i dirigenti dei partiti che ascoltano le realtà dei partiti, ma non solo le realtà dei partiti, dei territori, dovranno per la Regione Marche, per la Regione Toscana, per la Regione Puglia, per la Regione Campania e chiaramente per la Valle d'Aosta, la Liguria, che però vede sicuramente la conferma del governatore uscente Todi e il Veneto del governatore uscente Zaia, fare delle scelte che ci pongono in questa prossima campagna elettorale che vedrà, credo, le elezioni nella fine dell'estate, fine settembre, primi ottobre. Sicuramente dovremmo tornare alle urne per eleggere tanti sindaci e i governatori delle regioni che ho citato. Il tavolo nazionale dovrà fare le scelte, credo che confermeranno o meno quelle che sono state le indiscrezioni. Io sono a disposizione, se quel tavolo riterrà che insomma, la mia figura può apportare un ruolo, un contributo a questa campagna elettorale, io sono a disposizione. Se quel tavolo non sceglierà in questo senso, darò una mano, perché ritengo che la Regione Marche, ugualmente perché ritengo che la Regione Marche è una regione che ha necessità di cambiare. Di cambiare rispetto alla sanità, liberandola da tutte le dinamiche e da tutte le logiche politiche, di cambiare nel senso della ricostruzione, chiedendo con forza al governo nazionale una discontinuità rispetto alle norme che hanno penalizzato e che ci vedono ancora parlare di macerie, di cambiare rispetto alla crisi economica e a quella che è la capacità di saper tornare ad essere una regione che diventa leader nel settore dell'industria, della manifattura, dell'artigiano e del commercio. L'interno del centrodestra al momento com'è l'intesa con Lega e Forza Italia a livello nazionale e anche a livello locale, visto che, insomma, parlate anche di cambiamento, qual è ora la forza? Ma guardi, noi abbiamo fatto una manifestazione l'altro giorno a Ancona, regionale, erano presenti tantissimi dirigenti, c'è un bel clima, c'è una voglia di stare insieme, c'è anche soprattutto diciamo di ripartire dopo il lockdown, dopo il distanziamento obbligatorio di questi mesi dovuti al coronavirus, c'è una voglia di ripartire, c'è grande entusiasmo. Noi cogliamo proprio la voglia di tanti cittadini, di tante parti economiche e sociali, di tante associazioni della nostra regione di avere una svolta insieme a noi, e vogliamo mettercela tutta per garantire una nuova opportunità, una nuova fase al nostro territorio. Il suo bilancio invece su quello che è stato per 5 anni la giunta Ceriscioli? Ma guardi, non sta a me dirlo, però il fatto che da mesi si discuta di sostituire Ceriscioli proprio da parte del Partito Democratico dice già da solo quello che è il bilancio. Quindi Mangialardi sarà o ritornerà Ceriscioli dopo, insomma, guardi, alcuni diciamo giudizi positivi emersi durante l'emergenza Covid? Io penso che se il Partito Democratico e il centro-sinistra avessero avuto un giudizio positivo su questi 5 anni non avrebbero pensato a sostituire il governatore. E un altro aspetto di cui abbiamo meno parlato nell'emergenza, che però volevo capire bene il suo pensiero sul Covid Center, il Covid Center di Civitanova, su esempio di quello di Milano, e oggi che funzione ha? Si è parlato, ecco, al di là dell'emergenza, di un dell'avanguardia tecnologica della struttura, di un'opportunità a livello sanitario anche per il dopo Covid. Ma guardi, io le devo dire molto francamente, la ringrazio di questa domanda, che è una domanda a cui tengo tantissimo. Nel mese di marzo, quando veramente ognuno di noi chiuse a casa, vivevamo con angoscia i bollettini quotidiani del GORES e della Protezione Civile Nazionale,
quando ascoltavamo le testimonianze dei medici che rincorrevano, come dicevamo prima, la trasformazione dei reparti in terapie intensive, ci si cercavano i ventilatori, c'era un approccio totalmente diverso al virus. Ricordiamoci che in quel periodo si diceva: chi è positivo o ha sintomi resti a casa finché non ha sintomi importanti, e quando ha sintomi importanti poi deve essere ricoverato. Poi dopo c'è stato un cambio, no? Con gli USCA e con le medicine del territorio si è cercato invece di anticipare con la cura domiciliare quella che era l'evoluzione molto spesso grave del coronavirus. Ecco, in quella fase però anche noi come centrodestra avevamo con i gruppi consigliari regionali pensato e avevamo chiesto alla regione la realizzazione di una struttura che avesse potuto soprattutto concentrare i malati di coronavirus in un unico luogo per garantire che la promiscuità fosse veramente portata al minimo possibile nelle strutture sanitarie, perché gli ospedali e le strutture sanitarie ad un certo punto erano diventati incubatori del virus, cioè si portavano i pazienti Covid in una struttura sanitaria, quella struttura sanitaria da pulita veniva trasformata in struttura Covid e purtroppo crescevano i contagi proprio da quelle strutture. Quindi avevamo pensato che potesse essere la risposta più importante. Parliamo della metà del mese di marzo. Dalla metà del mese di marzo tantissime sono state le variabili che sono intervenute, quella che dicevo prima della medicina del territorio la più importante, ma altre pure. In questo senso sicuramente noi abbiamo visto e abbiamo ritenuto comunque l'operazione della regione importante in termini progettuali, cioè garantire un numero di terapie intensive che se avrebbe dovuto in quel momento aiutare a gestire la crisi, ma se ci sarà una fase 2 sarà sicuramente importante. Ci abbiamo molte perplessità sulla scelta della fiera, perché ritenevamo che anche se sono soldi dati da donazioni potevano essere investiti per il completamento di padiglioni esistenti che rimanevano in maniera diciamo anche futura nella disponibilità dell'ASUR, perché guardi, quando si fanno strutture del genere tra i costi più importanti ci sono gli impiantisti, cioè sicuramente l'impiantistica, ci sono gli impianti, impianti elettrici, impianti per tutti questi macchinari ad altissima tecnologia, impianti idraulici, impianti di aerazione. Mi viene difficile pensare che noi andiamo a smontare, prendiamo i fili, li andiamo a rimontare, gli interruttori li andiamo rimontare, tutta questa impiantistica sarà completamente riutilizzata. Quindi noi avremmo preferito destinarli a strutture che sono di proprietà dell'ASUR e della sanità regionale, perché avevamo ritenuto importante, potevamo ritenere importante e economicamente più rilevante un investimento in quel genere. Sicuramente anche dal punto di vista insomma, dell'apertura che è avvenuta proprio il giorno dove avevamo pazienti zero. Diciamo che proprio ieri leggevo che ci sono due pazienti, a fronte di due pazienti abbiamo un numero tra dottori, anestesisti, rianimatori, infermieri e OS che è intorno ai 20-30. Sono tra l'altro 84 posti di terapia intensiva, cioè intensiva e subintensiva, quindi insomma 42. Quindi diciamo che se in linea di principio eravamo d'accordo, nella gestione ci sono delle perplessità, ma anche qui guardi, ma a me non piace. È anche vero che nessuno di fronte a questa emergenza era pronto e quindi comunque già essere sul campo, una scelta dietro l'altra, qualcosa. Ma guardi, noi non abbiamo. Sul momento è stato, diciamo, opportuno, degli errori sono stati fatti a più livelli. Ma guardi, io ci tengo a precisare una cosa: noi non abbiamo puntato il dito, non vogliamo avere un atteggiamento assolutamente di attacco nei confronti di nessuno, perché comprendiamo il clima della pandemia. Però guardi, in una democrazia il porre una questione, il porre un problema, il porre una. Anche una critica, se supportata da elementi anche dettagliati e precisi, non è un elemento negativo, è un elemento positivo, perché tantissime di queste cose che noi diciamo ci vengono riportate proprio da quegli angeli che noi abbiamo tanto decantato nei primi periodi, nelle prime settimane del coronavirus, di questa pandemia, cioè tutti quegli operatori che noi abbiamo ritenuto angeli, che hanno salvato le vite, che si sono messi veramente a combattere in prima linea contro il coronavirus, ci fanno notare quelle che sono le criticità. Beh, io non ritengo normale che queste criticità vengano fatte notare all'opposizione e alle forze di minoranza, perché le forze di maggioranza non ascoltano.
Io dico che la sanità deve essere sicuramente gestita da chi la sanità la vive, da quelli che sono i dottori, perché sono loro che poi lavorano e dobbiamo mettere loro in condizioni di dare le risposte. Ecco, ripeto, se tanti di questi operatori si rivolgono a forze di minoranza, a forze di opposizione, evidentemente c'è qualcuno che non li ha ascoltati e quindi ritengo quella struttura e quelle scelte il risultato più di una volontà politica che di un'esigenza sanitaria. Perché se ci fosse stato invece maggiore confronto, oggi non saremmo qui a parlare di queste questioni. Però ritengo, ripeto, oggi abbiamo sicuramente una struttura importante, bellissima, speriamo che questa fase 2 non ci sarà, questa nuova ondata non ci sarà, se ci sarà avremo a disposizione questi 84 posti letto. Dispiace che la concertazione non ci sia stata con chi poi in questi posti letto dovrà lavorare. Un'emergenza, si è detto più volte, sanitaria, economica, ma anche un'emergenza che sicuramente ha fatto interrogare anche sul mondo della scuola, che è stato delle realtà più segnate forse da tutta l'emergenza, ragazzi che hanno fatto lezioni a distanza, i gap che sono emersi da un punto di vista anche di tecnologie, famiglie che possono non possono anche permettere quindi di accedere anche a questo tipo di lezione e anche capire in questo come si ripartirà a settembre, se ci sono le distanze, le riflessioni sono davvero grandi e quando parliamo di crescita di un paese parliamo anche proprio delle giovani generazioni che stanno quindi lavorando, vanno a scuola dell'obbligo sugli apprendimenti. Sono tutti argomenti molto importanti, solo con questa domanda potremmo parlare per esatto, giorni. Esatto, però la sua riflessione ecco su quali sono le priorità. Se parla di sanità, nel senso priorità, come ripartire, anche qui che dialogo instaurare, cioè magari tanti tavoli di esperti, però anche lì c'è stato, tra virgolette, se non un danno, comunque un rallentamento, ci sono fattori su cui lavorare, non solo dalla cassa integrazione per il lavoratore, anche per quanto riguarda il mondo della scuola. Ma guardi, innanzitutto mi permetto di dire una cosa, sicuramente si è creata una disparità tra chi aveva uno, due, tre computer e chi non li aveva, ho avuto anche delle testimonianze dirette, prestare questi strumenti perché con la fretta di mettere subito i figli in condizioni per i collegamenti, c'è una disparità perché non tutti i territori purtroppo ancora sono forniti di una linea decente, quindi tanti territori sono svantaggiati non solo perché non hanno la possibilità di comprare un strumento, un computer per il collegamento, ma anche perché ci sono delle linee deboli che non garantiscono il collegamento. Poi in questo periodo dove tutti comunque erano collegati si è creato proprio delle linee pesanti, ci sono state delle criticità anche sotto questo punto di vista. Poi la scuola a noi piace viverla dal vero, dal vivo, credo che l'educazione, l'imparare ai bambini, ai giovani a stare insieme, l'imparare proprio il cammino insieme con i docenti sia l'aspetto più bello e credo che in questo momento bisogna riflettere su come dare la possibilità il prima possibile di tornare in aula, perché la formazione fatta a casa è importante, è stata utile in questa fase. Dobbiamo ringraziare indispensabile, anche qui c'è stato un lavoro anche qui di adattamento, di adeguamento di tanti insegnanti, sì, genitori, sicuramente un grande lavoro. Ecco, la riflessione mia era per guardare che cose ci può insegnare questa esperienza, quindi quando si parla di scuola moderna, si è parlato durante il sisma di scuole prima di tutto sicure, cioè sicuramente moderne, ma anche scuole che magari attraverso gli spazi idonei favoriscono invece un apprendimento in presenza che invece magari su delle scuole molto strette o classi pollaio in questa fase diventa un problema nella ripartenza, quindi magari delle riflessioni che ad oggi più che mai si possono fare. Sì, sicuramente, guardi, io dicevo, stavo proprio per dire, volevamo ringraziare gli insegnanti che hanno fatto di necessità virtù, si sono veramente gettati in questa sfida delle lezioni, diciamo, telematiche in maniera molto efficace, hanno dato una risposta al mondo della scuola importante, però è pure vero che, ecco, diciamo che la scuola noi la vediamo come un elemento di formazione, la scuola è fondamentale per creare proprio le classi dirigenti del futuro, creare le famiglie del futuro, creare donne e uomini che sappiano poi affrontare con grande forza la vita e l'Italia ha bisogno di una scuola autorevole, in questo senso dobbiamo secondo me nella fase post-Covid che speriamo ci liberi da ondate di ritorno, io lo dico spesso perché veramente credo nella possibilità
che dagli errori, da questa fase, da tutte quelle cose che non sono andate come avremmo voluto, ci sia da prendere spunto per non cadere eventualmente. Ecco, da questa fase bisogna saper cogliere però quegli spunti che può migliorare la scuola, che può migliorare il percorso di ognuno di noi. Il Covid e la pandemia ci hanno insegnato tanto, ci hanno fatto capire tante cose. Allora prendere spunto da tutte queste esperienze e cercarle di portare nella scuola del domani, nell'economia del domani, ad esempio tanti mi raccontavano, adesso faccio una digressione, di quanto sono riscoperti i piccoli negozi, le piccole attività dei nostri territori, dei nostri piccoli borghi che magari non si aveva più la possibilità di vivere, si sono riscoperti i prodotti, ecco, è stata un'occasione. Ecco, tornando alla normalità, sicuramente cerchiamo di prendere il meglio di questa esperienza orribile e cercarlo di riportarlo poi nella fase post-Covid, nella ripresa. Siamo quindi verso la chiusura. È vero che in questi giorni, ecco, anche le ultime dichiarazioni che parlano di un coronavirus terminato, perlomeno clinicamente, sentiamo anche tante dichiarazioni discordanti di massimi esperti che quindi, insomma, da un lato lasciano quel dubbio anche a chi segue, cerca di mantenere tutti i distanziamenti, di rispettare tutte le regole e quindi capire da qui questa fase 3, questa ripartenza, qual è secondo lei la priorità, il messaggio più importante da ricordare, pensando anche a un'estate che, seppur tra tante difficoltà, possa ripartire a livello turistico, pensiamo di Potenza Picena, dal piccolo stabilimento di Potenza Picena fino al turismo di Venezia e non solo, che tipo di estate ci aspetterà secondo lei? Ma guardi, io spero tantissimo in un'estate dove noi rimaniamo attenti, cioè non dobbiamo avere la fobia, però dobbiamo avere la precauzione. Non ci scordiamo quanto è stato difficile nel mese di febbraio, di marzo, di aprile superare i momenti veramente drammatici, perché le scene che abbiamo visto soprattutto nelle città del nord Italia sono scene veramente che ci fanno raccapricciare la pelle. Quindi non dobbiamo, come spesso accade, dimenticare quello che è accaduto, non dobbiamo vivere nel terrore, nella paura, ma la precauzione, far riaprire, ripartire a piccoli passi, ma sempre con l'attenzione nei confronti di un virus che ancora non conosciamo. Gli stessi virologi, gli stessi scienziati hanno tante teorie, a volte anche discordanti e contrapposte. Allora, in questo mondo, in questa fase, in questa particolare, diciamo, stagione veramente difficile, io credo che il senso di responsabilità e la precauzione debbano regnare sovrani in ogni cittadino, che sono i veri protagonisti del combattimento al coronavirus e del rilancio economico. Allora, certo, non privarci delle nostre libertà, ma essere prudenti nell'indossare la mascherina anche nei luoghi che sono affollati, nei luoghi che richiedono la precauzione della mascherina, essere cauti con l'igiene delle mani, essere cauti nel distanziamento sociale, cercare, poi è chiaro che non è facile in una piazza, al mare, quando si passeggia, in un corso, pensare sempre al distanziamento, però avere un occhio di riguardo. Credo che questo debba essere il comportamento che ci accompagna in un'estate che però deve vedere i momenti di svago, perché poi è pure vero che al ristorante, al balneare, al bar, in giro a prendere un aperitivo possiamo andare, perché con le dovute accortezze si può fare tutto. Io ringrazio per questa intervista l'onorevole Francesco Acquaroli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per questa opportunità. Grazie, buon lavoro e buon proseguimento a tutti gli ascoltatori.